La promessa torna a catturare l'attenzione degli spettatori e nella settimana che va dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, tutti gli occhi sono puntati su Cruz. Il suo piano audace, un nuovo tentativo di porre fine alla vita di Eliza, sta per essere messo in atto. Tuttavia, questa volta, le conseguenze potrebbero essere davvero gravi. Prima di tuffarci in questo vortice di emozioni, ripercorriamo brevemente gli ultimi eventi. La promessa. Punto della situazione. Il notaio deputato alla lettura del testamento di Barone Juan sta attraversando un momento difficile a causa di problemi di salute. Prima di immergerti in questo video, assicurati di iscriverti e di attivare le notifiche, grazie. E per il resto degli abitanti della promessa. Eliza, di conseguenza, decide di rimandare la sua partenza, intenzionata a rimanere fino a quando non sarà possibile procedere con la lettura del testamento. Cruz, osservando la situazione, inizia a nutrire sospetti su Lorenzo ed Eliza, chiedendosi se possano essere in combutta. Nel frattempo, Lope e gli altri sono alle prese con un compito arduo. Come comunicare a Maria Fernandez che Salvador ha perso la vita sul campo di battaglia? Alla fine, è Petra a farsi carico di questa responsabilità, seppur con la consueta mancanza di tatto. Per Maria, la notizia si traduce in un dolore straziante. Nel mentre, l'atmosfera nella tenuta è sempre più tesa a causa della presenza di Blanca. Un gioco da tavolo svela infine la verità. Manuel è innamorato di Yana e non della moglie Jimena. Questa rivelazione agisce come benzina sul fuoco, esacerbando ulteriormente le tensioni e creando un intreccio ancora più complesso per tutti i personaggi coinvolti. L'atmosfera a La Promessa è tesissima in questo lunedì 30 ottobre 2023. Romulo, il maggiordomo, è in preda all'ira. Le sue intenzioni di lasciare la tenuta erano state confidate solo a un ristretto cerchio di persone di fiducia, ma ora sembra che tutti siano a conoscenza della sua decisione. Romulo non si fida più di nessuno, nemmeno dei suoi amici di lunga data, convinto che Chi sia un traditore tra di loro. Nel frattempo, Lorenzo e la baronessa Eliza proseguono con il loro inganno. Hanno escogitato un nuovo piano: mostrarsi sempre arrabbiati e in lite quando sono in presenza degli altri. Nonostante le loro perfette performance, tutti, eccetto Cruz, sono completamente all'oscuro della verità e non sospettano nemmeno lontanamente che i due possano essere amanti. La relazione tra Jimena e Manuel, d'altra parte, sta navigando in acque burrascose. I continui scontri sono all'ordine del giorno e Jimena non fa altro che lamentarsi del fatto che il loro matrimonio sembra non riuscire a trovare una solida stabilità. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di Blanca e dal tempo che Manuel sceglie di passare con lei, invece che con la moglie. Giorno dopo giorno, Jimena si convince sempre di più che Blanca non sia solo un'amica di suo marito, ma che ci sia qualcosa di più tra di loro. In realtà, gli occhi di Manuel sono tutti per Yana, e lei se ne rende perfettamente conto. Nel giorno di Halloween, questo 31 ottobre 2023, le tensioni a La Promessa salgono alle stelle. Yana e Pia, in un confronto ricco di riflessioni, giungono alla sorprendente conclusione che il vero padre di Curro potrebbe essere il compianto Don Juan, escludendo categoricamente Lorenzo da tale ruolo. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Confronti di Eugenia. Curro sottolinea con tono accusatorio che ormai da mesi la donna è ricoverata in un sanatorio, eppure Lorenzo sembra non interessarsi minimamente delle sue condizioni. Intanto, la gelosia che attanaglia Jimena raggiunge vette inimmaginabili. La donna inizia a mettere pressione su Blanca, esigendo che la fotografa riveli la natura del suo rapporto con Manuel. Blanca, nonostante le insistenze e le continue domande, rimane ferma sulla sua posizione. Tra lei e Manuel non c'è mai stato nulla di più che un'amicizia. Eppure, è chiaro a tutti, e soprattutto a Blanca stessa, che Manuel non nutre sentimenti amorosi nei confronti di sua moglie. La Palomar, pertanto, pressa Manuel affinché si apra e decida finalmente di seguire il suo cuore. Ma Manuel, sebbene profondamente innamorato di Yana, non trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti. Nel frattempo, Catalina è furibonda. Ritiene che la gestione dei suoi affari stia andando a rotoli
e crede che la causa principale sia il fatto che nessuno la prenda sul serio a causa del suo sesso. Alonso si sforza di tranquillizzarla, ma il fuoco della rabbia e della frustrazione brucia forte dentro Catalina. Il primo giorno di novembre del 2023 porta con sé una ventata di tensione alla promessa. Gregorio e Romulo, il maggiordomo, si trovano faccia a faccia in un confronto acceso e irruente. Gregorio non risparmia rimproveri a Romulo, criticandolo aspramente per le parole offensive che ha rivolto a Pia e per il modo in cui l'ha maltrattata. Romulo, però, non rimane indifferente e inizia a nutrire sospetti su Gregorio, pensando che dietro a tanto zelo possa celarsi un sentimento più profondo nei confronti di Pia. Blanca, nel frattempo, prende una decisione drastica: lasciare la promessa. La fotografa ha in mente di dedicarsi ai suoi lunghi viaggi e di immortalare il mondo attraverso il suo obiettivo. Tuttavia, prima di partire, ha in serbo qualcosa di molto importante da comunicare a Manuel e Jana. Blanca sembra voler dare una spinta decisiva alla loro relazione affinché i due possano finalmente trovare la strada l'uno verso l'altro. Catalina, da parte sua, fa del suo meglio per gestire l'eredità, finora piuttosto magra, lasciata da Don Juan. Nel frattempo, Hanna e Lope si confrontano riguardo al comportamento di Maria. La ragazza non sembra più devastata dal dolore per la perdita di Salvador. Il suo atteggiamento è cambiato e sembra nascondere un segreto. Jana e Lope si interrogano, chiedendosi se sia possibile che sia successo qualcosa di cui non sono a conoscenza. Cruz, infine, è sempre più convinta che Lorenzo ed Eliza siano complici in qualche oscuro intrigo. Decide quindi di rivolgersi a Petra, chiedendole di condurre delle indagini per far luce sulla situazione e comprendere meglio cosa stia realmente accadendo. Il 2 novembre 2023 è una giornata densa di eventi inattesi alla promessa. Lope, per puro caso, si imbatte in Maria Fernandez mentre sta lasciando la tenuta in gran segreto. Questo comportamento misterioso lascia tutti quanti perplessi, incapaci di comprendere quali siano le sue reali intenzioni e cosa stia succedendo. Maria, senza fornire troppe spiegazioni, comunica la sua decisione di partire e Candela, sempre premurosa, la incoraggia a congedarsi da tutte le persone che hanno condiviso con lei questa avventura. Contro ogni aspettativa, Maria abbandona la promessa, lasciando un senso di vuoto e tante domande senza risposta. Nel frattempo, anche Gregorio sembra propenso a fare le valigie e a lasciare la tenuta, ma un colpo di scena sta per ribaltare le carte in tavola. Cruz viene a conoscenza di una notizia sconvolgente. La donna è ancora incinta e, contrariamente a quanto si credeva da mesi, non ha abortito. Gregorio interviene a sorpresa, dichiarando di essere il padre del bambino che Maria porta in grembo e di essere pronto a sposarla per fare ciò che è giusto. Pia rimane estremamente turbata da questa rivelazione e l'idea di un matrimonio obbligato non le va affatto a genio. Curro, dall'altra parte, incalza Jana per conoscere i suoi sospetti riguardo le sue origini. Jana Ghee svela la sua teoria. L'uomo che lui ha sempre creduto essere suo nonno, il barone Juan, potrebbe in realtà essere suo padre. Simona e Candela, incoraggiate dalle altre domestiche, decidono di mettere da parte i vecchi rancori e di proseguire il loro cammino insieme, unitamente come hanno sempre fatto, cercando di superare le divergenze e di ricucire il legame di amicizia che le unisce. Il 3 novembre 2023 alla promessa è un giorno carico di tensione e sentimenti nascosti. Jana e Manuel sono sempre più intimamente legati e, nonostante i loro sforzi, faticano a celare quello che provano l'uno per l'altra. Durante un momento di grande confidenza sono quasi sul punto di essere scoperti da Jimena, ma fortunatamente riescono a evitare che ciò avvenga. Nel frattempo, Cruz, ostinata e cieca di rabbia, propone un nuovo tè avvelenato alla baronessa. Eliza, prontamente avvertita da Lorenzo, non beve la pericolosa bevanda. Ma Cruz, resasi conto del mancato successo del suo piano, perde il controllo e prova a strangolare Eliza, che inizia a urlare e a difendersi con tutte le sue forze. È in questo momento di caos e disperazione che irrompe sulla scena Don Alonso, il quale, scoprendo con orrore le azioni della moglie, interviene prontamente, fermandola e salvando la vita di Eliza, la quale, terrorizzata, riesce a fuggire via. Cruz, ancora sotto l'effetto dell'adrenalina,
tenta di giustificare le sue azioni spiegando ad Alonso di aver visto Lorenzo molto vicino ad Elisa, addirittura baciandola, e di aver quindi dedotto l'esistenza di un complotto ai suoi danni. Alonso è sconvolto, teme che sua moglie stia perdendo il senno e non riesce a credere a ciò che lei dice di aver visto. A questo punto, la situazione si complica e le domande si moltiplicano. Quali saranno le conseguenze di questo gesto così estremo e improvviso da parte di Cruz? Che cosa succederà ora? Le vostre opinioni sono fondamentali, condividetele nei commenti e fateci sapere cosa ne pensate.